Arrivederci, Malachi. Anch'io, ho ragione. Questi due punti di vista, insieme a molti altri, convivono perfettamente. Non tutti la pensiamo alla stessa. Ma questo non significa che il vero amore non esista. Ehi, sta bene? Ha un'ucciola da decupido sulla gamba sinistra. Praticamente gli manca l'intero strato di pelle. Rudy, cosa avrei dovuto fare? Chiamare un'ambulanza. Di certo non portarlo in una clinica per donne sull'orlo della bancarotta. Sì, ma quest'uomo era sdraiato per terra e l'ho visto mentre stavo passando. Appunto, Rachel. Avresti potuto usare il telefono come fanno tutti. Dammi quello. Divertiti. Grazie. Sì? Se la caverà. Bene, perché Lord Askill vuole vederti proprio adesso. No, per favore. Senti, Dan, mi dispiace, ma aveva bisogno di aiuto ed è il nostro lavoro aiutare le persone. Conosco i problemi economici della clinica. Lo farò trasferire, andrà al county, quindi non è necessario... Rachel, c'è una persona per te. Sono qui se hai bisogno. Dottoressa Rosman, sono Jake Al-Shadi, Dipartimento di Stato. Mi dispiace, ho brutte notizie. Vuole sedersi? No, preferisco stare in piedi. È per suo fratello David. Mi dispiace, dottoressa, è deceduto. Vuole dell'acqua o qualcos'altro? Non lo vedo da 3 anni. Dov'è adesso? Amman, Giordania. In questo genere di situazioni, un familiare di solito si reca a identificare il corpo... In che genere di situazioni? Quando un americano muore in territorio straniero. Lei è il parente più stretto? Sì. Sono l'unica parente. Può venire con me. C'è un volo che parte stasera. Ok. Bene, l'aspetto fuori. Mm-hmm. Farà caldo. Caldissimo.
37 gradi Celsius. Sono quasi 100 gradi Fahrenheit. Non so cosa portare per una cosa del genere. Allora, come mai non l'hai visto per così tanto tempo? Non lo so. Insomma, lui viveva lì e io qui. Il lavoro, sai, la vita. Sai come prenderti cura dei gatti, vero? Sì, due volte al giorno. Bocconcini per Fasi e solo croccantini per Sam, perché è molto grasso. E non dimenticare l'acqua. Non preoccuparti per loro, ok? Posso anche fare i compiti qui, penserò io a loro. Lo so, sei magnifica. Mi mancherai. Anche tu. E tua madre. Pronta? Sì. Vuole parlare? No. Era intelligente. David era un tipo sveglio. Era molto curioso. Un po' ossessivo, in realtà. Adorava scavare, cercare. Ha sempre voluto fare l'archeologo. Ha lavorato da solo per un po', poi si è spostato nel Medio Oriente per degli scavi. Ma era un ingenuo, sa? Era un idealista. Cosa cercava? Reperti religiosi e manufatti. Cercava tesori. Indiana Jones. Se lo immagina così, un semplice impiegato. Maestate in Medio Oriente? La prima volta non è facile. Già. Io sono nato qui, ma cresciuto in Ohio. Ho imparato a cavarmela. Stia tranquilla. Sono tranquilla. Non c'è fretta. Si prenda il suo tempo. Jake, aspetta! Dottoressa Rosman, mi scusi, temo ci sia un problema. Le chiedo scusa, ma anch'io l'ho appena saputo. Che genere di problema? I Giordani non ci rilasciano il corpo. Indagano su possibili attività illegali. Furto di reliquie. Cosa? E su un complotto per trasportare oggetti di valore culturale oltre i confini. Sono reati gravi. Il ministero è preoccupato. Sa se suo fratello facesse parte di una setta religiosa o... Era ebreo, sì. È questo che intende. Chi è lei? Mi scusi. Conrad Henley, diplomatico dell'ambasciata americana qui ad Amman. La polizia ha alcune domande... È un ospite, non hanno il diritto di interrogarla. Interrogarmi? Per cosa? Suo fratello è stato ammanettato al volante e abbandonato nel deserto. Hanno sparato agli pneumatici. Non è stato un incidente, l'hanno lasciato lì. Sa perché indossasse uno smoking? Non ne ho idea. Il cellulare di suo fratello. Non c'era copertura nel deserto. L'ha chiamata il 9 aprile. Sì. Cosa gli ha detto? Era il mio compleanno. Voleva solo salutarmi. Ne è sicura? Ci pensi bene. Ha parlato delle sue attività qui. Sembrava emozionato, spaventato. Dottoressa Rosman, conosce il signor Duplessis? No, dovrei. Eccentrico milionario francese? Vive a Dubai? Non conosco nessuno a Dubai. Davvero? È l'ultima persona che suo fratello ha chiamato. Duplessis è un collezionista e suo fratello era una sorta di archeologo mercenario. Mio fratello amava cercare oggetti, erano ninnoli. Ninnoli rubati. Dottoressa Rosman, il furto di reliquie è un'attività fruttuosa e spiacevole. Se si trattasse di mio fratello e mi avessero mostrato tutto questo... Io farei tutto il possibile. Credete che io sappia perché è stato ucciso? Le ha mai accennato qualcosa di un socio in affari? No. Amici? No. Nemici? No! Ora posso andare, per favore? Non ancora. Un'altra foto. Suo fratello si è inciso questo sul braccio. Non voglio vedere questo. È stato lui a farselo. No. Abbiamo trovato il coltello.
Senta, potrebbe essere molto importante. Crediamo sia un messaggio. Era in trappola, era disidratato e sapeva che stava morendo. In un certo senso sono le sue ultime parole. È un simbolo, una mappa. Deve voler dire qualcosa. Non lo so. Guardi meglio. Basta, fatelo uscire. Subito. Mi dispiace. Perché? Lei non ne sapeva niente, forse? Si sente bene? Posso vedere mio fratello ora? Certo. Da questa parte. Terranno il corpo per ora, quindi abbiamo un vantaggio. Credi che sia una di loro? No, non credo. Non puoi saperlo. Molti fanatici religiosi sembrano normali. La mia prima moglie. Mi gioco il prossimo stipendio che non lo è. E suo fratello? Scommetteresti che non era uno svitato? No. No, non ci scommetto, ma... lei non sa niente. Ok. Quando riparte? Domani mattina. Portala all'hotel del fratello. Mostrale la camera. Forse ricorderà qualcosa. Tengono il suo corpo in ostaggio. È un'indagine ufficiale. Il governo non ama che gli americani ficchino il naso nei loro affari. È anche una tattica, cercano di farle pressione. Perché? Cosa credono che io sappia? Un nome, un numero, un indirizzo. Il significato dell'incisione sul braccio. Cercano un indizio. Voleva dei soldi. Ok, bene, è già qualcosa. Soldi per cosa? David ha detto a cosa gli servivano. Aveva sempre bisogno di soldi, non si è mai comportato da persona matura. Stavolta le ha detto il motivo. Ha detto solo che la situazione era strana e che doveva partire. Per dove? Se avessi tutte queste risposte non sarei qui con lei a cercarle. Può far rilasciare il corpo? Mi dispiace, non dipende da me. Camera di David Rosman, 702. Mi dispiace, signore, non posso. Il settimo piano è off limits al momento. Impossibile, non posso aiutarla. Io scommetto che può farlo. Dipartimento di Stato. In Giordania. Non so come aiutarla. Grazie. Ehi. Cosa stai facendo? Tranquilla, ci penso io. Ho qualche asso nella manica. No. Prego, semplice impiegato. Già. Permesso. È stata la polizia? No. Qualcuno è entrato dopo. Tienili chiusi, non sbirciare. Ok, aprili. Oh, David! Non sono bellissimi. Ehi, guarda cosa ho trovato. Un invito per un evento all'Università della Giordania. Tu sai l'arabo? Dietro è in inglese. È in onore di un professore di archeologia, Abdul Rahman Al-Ahmad. Un evento nel quale indossare uno smoking. Professore Al-Ahmad, grazie per averci incontrati. Ho solo 5 minuti prima della lezione. Volete informazioni su David Rosman? Sì, è mio fratello. Beh, allora lo conosce meglio di me. È deceduto in circostanze sospette. Non che pensiamo che lei sia coinvolta. Sì, in realtà, in un certo senso sì. Forse lei sa qualcosa.
Mio fratello, che non ha mai indossato un abito elegante, ha noleggiato uno smoking per venire alla sua raccolta fondi. Ha lasciato la festa ed è morto nel deserto e speriamo che lei possa aiutarci a capire. Come ha conosciuto David? L'ho incontrato 2 settimane fa all'università. Ha insistito per rivedermi e così gli ho dato un appuntamento qui. Il giorno dopo mi ha chiamato dicendo che voleva vedermi in un luogo pubblico. Non nel mio ufficio perché qualcuno lo inseguiva. Sembrava uno svitato. Ma l'ho invitato alla raccolta fondi. E di cosa avete parlato? Non ho più visto il signor Rosman. Mi hanno detto che ha incontrato una donna. Che gli ha fatto una scenata. Mi scusi, professore, che scenata? Chi è questa donna? Non lo so. Era una straniera ubriaca. Sono andati via insieme. Ora, scusatemi. Ho lezione. Scommetto che c'è una lista degli invitati e il nome di quella donna deve essere lì. Oh, magari no. Forse hai guardato troppe puntate di Sherlock Holmes a letto con il gelato e il pigiama di flanella. Prima di tutto nessuno indossa la flanella a Los Angeles e secondo si può imparare molto guardando Sherlock Holmes. Puoi ottenere la lista? No. Perché no? Il mio compito era farti identificare il corpo, non indagare su un crimine. No, Jay, che non ci consegneranno il corpo se non scopriamo cosa gli è capitato. Hai sentito qualcuno lo seguì? Sei sotto la mia responsabilità. Devo tenerti al sicuro. Mio fratello non era uno svitato. Non lo vedevi da 3 anni. Ok, ora dove si va? All'hotel dell'aeroporto. Cosa? Senti, mi dispiace, ma non siamo qui per giocare ai detective. Prenderai quel volo domani. Non ti metterò in pericolo. Voglio stare nell'hotel di David. No. Per favore, ti prego, lì lo sento vicino e domani sarò lontana. Forse tu non puoi capirlo, ma... No! Non siamo qui in veste ufficiale. Mi dispiace, non ho camere disponibili. Ci serve solo una camera in cui dormire. Per una notte. Letto matrimoniale? Due camere. Allora starei bene? Sì, c'è una piscina. Nuotare mi aiuta a rilassarmi. Bene, brava, rilassati. Lascia lavorare la polizia. Sì. Spazzolini. Uno potrebbe essere di quella donna. Sì, so che non possiamo saperlo, ma... Ruti, c'era della lingerie. Rossa, di pizzo, sexy, lo stile di una donna che fa scenate in pubblico. Ok, e che ne pensa la gente e come si chiama? Lui non pensa, non fa altro che seguire le regole e dire no. Sembra un po' assurdo, Rachel, non credi? Lo so, è assurdo! E devi ammettere che David a volte sembrava un po' svitato. Ruti, non me ne andrò finché non avrò scoperto la verità. D'accordo. Ma Rachel, fa attenzione. Ok. Thank you.
Ehi! Problemi? No, scusa. Mi è spaventata. Sono così brutto? No, sei carino. C'è un ristorante qui di fronte, se ti va. Ok. Ti offendi se ordino da Xiao Zhan? No, perché mai dovrei. Perché sei musulmano, giusto? Non conosci molti musulmani, vero? Bevi quanto vuoi, ti prego. Mi unirei a te, ma sono in servizio. Certo. Non vorrai infrangere le regole del dipartimento. Sarà per la prossima volta. Conosci la barzelletta sull'ebreo e il musulmano in un bar? No. Neanch'io. Non credo che esista. L'ho cercata per un brindisi per un addio al celibato. Un palestinese sposato con un'ebrea. Sul serio? Sì, si sono conosciuti su J-Day. Come? Lui si è iscritto per scommessa e ha fatto tombola. E cosa ne pensano le loro famiglie? Oh, beh, non è stato facile, è ovvio. La madre gli ripeteva da anni di sistemarsi con una brava palestinese musulmana. Aveva contattato amici e membri della famiglia per organizzare degli incontri. Era sempre su quel sito, musulmanisexy.com. No, non lo conosci. No, no, non avevo idea che esistesse. Comunque è stato inutile, quindi alla fine la madre si è detta ok, purché sia un'araba musulmana. Mm-hmm. Purché sia musulmana. Sì. E alla fine Mazel Tov e ha avuto sì. La sua donna. Comunque è andata al matrimonio e ora è diventata nonna. Un lieto fine. Sicuro di non volere un dolce? Sì, ho una regola. Dolci due volte a settimana e li ho già mangiati. È solo martedì? Così mi sono tolto il pensiero. È stupido? No, no affatto. Che vista magnifica. Trovi? Sì. È una bella città. È un bel paese. Dovresti visitarlo. Sì. Infrangeresti le regole per una volta? Mettimi alla prova. Credo che dovremmo incontrare Duplessis. Il francese andiamo. Per il quale lavorava. No, Rachel, lo so chi è, ok? Quanto ma è lontano? Noi non andremo a Dubai. Perché? Non ho l'autorizzazione. Ok, parlerò con il tuo supervisore. Tu parlerai con il mio su... Non lavoro in un call center, Rachel. Torna a casa, ok? Cercherò di muovere i fili giusti qui, non posso fare altro. Ok, d'accordo. Agente Al-Shadi. Va bene. Me ne vado, è tardi. Il volo parte presto. Ricordi quando ti ho detto che non è facile riconoscere un terrorista religioso? Questo tizio invece è l'eccezione che conferma la regola. Chi è? Musa Abiad, un panettiere del nord, di Jerash. Ha imparato a fabbricare bombe su internet. È stato avvistato qui ad Amman. Siete riusciti a convincere i giordani a restituire il corpo? Siamo stati noi a chiedergli di non rilasciarlo. Cosa? Piano B. Mothers lo vuole qui per qualche giorno. Perché? Ho passato è la serata a dirle che... abbiamo identificato. Ora è qui. Vediamo chi altro esce allo scoperto. Lei non sa dove sia il rotolo. Ma i fanatici non lo sanno. Francamente, Jack, neanche tu. Già, che cosa le dovrei dire ora, eh? Dottoressa Rosman, resti qui. La vorrei usare come esca.
Beh, usa un po' più di tatto. Camera 802, per favore. Mi dispiace, signore, non risponde nessuno. Grazie. Arriveremo a Dubai tra circa 3 ore. Assistenti di volo, preparatevi per il decollo. Vuoi farmi licenziare? Prima classe per Dubai. Come mi hai trovata? Lavoro per il governo, ricordi? Per il Dipartimento di Stato, non per la CIA. Non scendo dall'aereo. Allora neanch'io. Spremuta o champagne, signore? Spremuta. Agitata, non mescolata. Oh, cielo. Sai, la tua operazione costerà ai contribuenti un bel po' di soldi. Sarebbe vero se non fosse che ho pagato io stessa il mio biglietto. Io no. Qual è il piano? Bussare alla porta di Duplessis e dire ciao? No, mi sta aspettando. Com'è possibile? Gli ho telefonato. Una mia idea. So quello che faccio. Arriverà tra un attimo, signori. Grazie. Dottoressa Rosman, benvenuta. E chi è il suo affascinante compagno? Jake Alshadi, un amico di famiglia. Andiamo, signor Alshadi. È del Dipartimento di Stato. Crede che non controlli chiunque varchi la mia soglia? Un uomo nella mia posizione deve stare molto attento. Sa come si dice qui? Fidati di Dio, ma lega bene i tuoi cammelli. Dottoressa Rosman, le porgo le mie più sentite condoglianze. Grazie. Suo fratello era un uomo molto interessante, un vero esperto delle culture antiche. Amavo molto stare in sua compagnia. Da questa parte, prego. Dottoressa, che cosa sa dei rotoli del Mar Morto? Ecco, non molto. Insomma, so che sono dei manoscritti che furono trovati in alcune grotte. Perché una squadra di studiosi religiosi li tenne nascosti per 44 anni su ordine del Vaticano? Perché negano l'Immacolata Concezione? Come potrebbe essere altrimenti? Persino la parola rotoli è fuorviante. Molti sono frammenti gravemente danneggiati. Quei pezzi di carte sono stati ricomposti in modo creativo, fornendo messaggi diversi a persone diverse. Insieme potrebbero far luce sull'ispirazione per i libri sacri delle grandi religioni del mondo. È stato suo fratello a incoraggiarmi a seguire la teoria che potessero essercene altri nascosti. Dopo 4 anni a perlustrare le grotte, David ha trovato un pezzo, non un frammento, ma un rotolo, forse il più lungo mai trovato, forse la chiave per gli altri testi. E poi quel furfante ha deciso di rubarmelo. No, non l'ho ucciso io. La mia passione per il collezionismo non arriva fin lì. E chi è stato? Oh, se lo sapessi, non starei qui a chiacchierare con il Dipartimento di Stato. Che cosa c'era in quel manoscritto? Non l'ho mai visto. Molto ingiusto, visto che ho pagato una fortuna per le ricerche. Quanto vale? Un rotolo del Mar Morto intatto? Oh, beh, non ha prezzo. Dottoressa Rosman, ha mai sentito parlare dei marmi di Elgin? Beh, immagini i rotoli di Duplessis. Con una scoperta del genere, il nome di un uomo viene ricordato in eterno. Sarebbe il pezzo forte della mia collezione. Il lavoro di una vita. Il mio obiettivo è semplice. Rivoglio ciò che mi appartiene. Dottoressa Rosman,
Temo che lei non abbia idea di quanto sia invischiata in una situazione pericolosa. Io e David non eravamo gli unici alla ricerca dei rotoli e la voce della scoperta si è diffusa. Molti gruppi religiosi sono interessati a quel manoscritto. Perché? Credono sia una profezia, una sorta di guida verso la fine del mondo. Per quella gente la parola di Dio e il giudizio di Dio sono la stessa cosa. C'è una setta di fanatici, i cui membri si fanno chiamare gli Armageddoniti. Carino. Credono che il rotolo li condurrà al loro tanto atteso obiettivo, la fine dei giorni. È un richiamo alle armi, la miccia per la Terza Guerra Mondiale. Sì, potrebbe sembrare un po' estremo, ma ogni giorno c'è gente in tutto il mondo che si uccide a vicenda per quella che considera la parola di Dio. David è solo una vittima. In Giordania vi hanno mostrato un simbolo, una mappa incisa sul suo braccio. Sì. Cosa significa? Non lo so. Le autorità giordane non vi condurranno alla verità sul suo omicidio. Tanto meno il governo degli Stati Uniti. Hanno altri obiettivi, non sono dalla sua parte. Malgrado le ultime spiacevoli azioni di David, penso a suo fratello con affetto, quindi se in qualche modo posso aiutarla, io... Sì, signor Duplessis. Sa dirmi chi sono i due nella foto con David? L'uomo è Beltran Reyes e lei è Anya Slovin. Lavorano entrambi per me. E cosa fanno per lei? Negoziazioni d'affari. Sa se mio fratello e Anya avevano una storia? Ha qualche importanza? Beh, ho trovato indumenti femminili nella sua camera e ha litigato con una donna la notte in cui è scomparso. E quindi Anya andava a letto con David? Ecco, lo chiami intuito di una sorella. Beh, allora deve parlare con lei e Beltran. Sono entrambi in Giordania. Li informerò del suo arrivo. Grazie. Stiamo per partire. Economica stavolta, pensiamo ai contribuenti. Bel lavoro. Forse ha trovato la donna misteriosa. Sai il fatto suo, vero? All'attenzione di Duplessis. Lasciala fare. Anche se è pericoloso? Non la stiamo obbligando. Lasciamo che ci aiuti. Approfittandoci del suo lutto. Dobbiamo avere il rotolo. E toglierlo a quei folli. Altrimenti? Armageddon? Sai di cosa mi sto occupando? Due attacchi suicidi stamattina. Un rapimento dell'ISIS. Un mucchio di lunatici religiosi che cercano un rotolo. È un incendio che posso estinguere. Ora vai. Beltran Reyes, lasciate un messaggio. Ciao Beltran, sono Rachel Rosman. Il signor Duplessis mi ha dato il tuo numero e vorrei parlarti di mio fratello David. Proverò a contattare Anya Slovin. Ci sentiamo. Quella. Sì, sì, sono nel suo appartamento. È qui. Permesso? Sì, sì, ho visto due uomini lasciare l'edificio. Robusti, uno aveva le sopracciglia unite. Sì, il mio nome? Jack Bauer. Ok, la chiamo. Tra quanto arriverete? Quella è Anya. Santo cielo. Sì, sì, vi aspetto. È morta. Appartamento 601, grazie. Rachel Rosman? Sì. Sono Beltran Reyes. Tuo fratello era mio amico. Lavoro per Duplessis. Jake Ashadi, dipartimento di... Non doveva portarla qui, agente. L'ha messa in pericolo. Come se avessi scelto. Dovete andarvene subito da qui. Forza, andiamo. Cosa? Ci penserà la polizia. Di qua. Cos'è successo? L'hanno trovata. Ragazza testarda, avrebbe dovuto lasciare il paese. Perché l'hanno uccisa? Stessa ragione di tuo fratello. Aveva intenzioni nobili. Voleva consegnare il rotolo ad un museo negli Stati Uniti. Dov'è la vostra auto? Siamo venuti in taxi. Pessima idea. Gli autisti parlano. Vi seguiranno. Se siete fortunati, nessuno sa chi siete. Chi? Potrebbe essere chiunque. Lui o lui. Un po' paranoico. Quando il tuo nemico è invisibile, meglio essere paranoici. Sanno chi sono, quindi devo nascondermi, ok? Conoscete la moschea di Re Abdullah? La blu? Sì, c'è una vecchia chiesa di fronte alla moschea. Vi aspetterò lì con un'auto, ma comprate qualcosa, giusto nel caso vi stessero osservando. A tra poco. Sembra un pezzo grosso. Cosa? Un ayatollah. No. Thank you.
Che c'è? Jake, quei due ci stanno seguendo. Dietro di me. Ho sprecato 40 dinari per questo look. Vieni, di qua. Dovrebbe essere qui, da qualche parte. L'abbiamo superata. Credevo che sapessi dove andare. Infatti. Ci siamo persi. Il richiamo alla preghiera. Sì, viene da laggiù. No, rimbalza su quella parete. Viene da là. Come si chiamava? Moschea di Re Abdullah. Sì. Si scrive con la U o con la O? Aspetta, la cerchi sul navigatore. Sì. Di qua. Ok. Oh! Mi dispiace tanto. Da che parte è la chiesa? Da questa parte. Grazie. Via, via, via! Presto, salite! Rachel! Venite! Rachel! Forza, presto, salite! Andiamo, andiamo! Salve. Voi chi siete? Sono Lisbeth. Ciao, dov'è Beltran? Dove stiamo andando? In un posto sicuro. Strano, non mi sento al sicuro, e tu? Lo sa che Gesù era ebreo, dottoressa Rosman? Ah, cavolo, ci siamo! Cosa succede? Jake? Infatti, può essere meglio definito come l'ebreo apocalittico del primo secolo. Oh, quello non le servirà, Khalil. Anche il suo. Dovete sapere che Gesù credeva che il mondo sarebbe giunto al termine. È stato un piacere conoscere voi, pazzi. Ora fermate l'auto, lavoro per il governo. E noi per un potere supremo. Sai cosa è successo a mio fratello? Il diavolo gli ha sussurrato all'orecchio. Sì. Dove ha nascosto il rotolo, Rachel? Ehi! Ehi! Non lo sa, fermate l'auto! Fermate l'auto! No! No! Lascialo! Lascialo! Jake! Ehi, tranquilla. Jake. Tranquilla, tranquilla. Oh, cielo. Non è tuo amico. Ti sta solo usando. Noi siamo il cammino verso la rettitudine. Cammina con noi. Cos'è successo a mio fratello? È stato punito perché era un ladro. Da voi? Non l'abbiamo ucciso. È stato il volere di Dio. Non è sfuggito al caldo del deserto. Va il diavolo! No! 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 Cielo. Ciao. Jake! Oh, 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 no, 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 no. Stai bene? Ma è stato meglio. Ok, bene. Sali in macchina, Jake. Grande idea. Lisbeth! No, 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 no! No, 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 guardami. No. Guardami, piccolo, guardami. Shh. Cantate all'Eterno una nuova canzone. Benedite il suo nome, annunciate la sua salvezza. Raccontate la sua gloria fra le nazioni. Perché l'Eterno è grande, egli è tremendo, è al di sopra di tutti gli dèi. Oh. Potete ancora salvare le vostre anime. Dalla dannazione eterna o dalle tue stronzate? Jake.
Credi davvero che ci convertiremo alla tua causa? Eh? Lei è ebrea, io musulmano. Dio ama tutte le persone. Offre un'opportunità a ogni anima. Anche se la coglie solo uno su un milione. Stai sprecando il tuo tempo, mia cara. Io ho il tempo del Signore. Rachel. Sì? Prova a immaginare. Quando il Signore avrà raggiunto il numero di redenti, il mondo giungerà alla fine. Oh. E lui innalzerà tutti i prescelti nel suo rapimento divino e noi... Noi mangeremo dall'albero della vita. Mi piacerebbe tanto. Insieme. Sì. Il rotolo e la chiave. Quindi, dove l'ha nascosto tuo fratello? Non lo so. Khalil! Vieni qui! Punissilo. Continuerà così finché non ti tornerà la memoria. Sai che c'è? D'accordo. Non lo conosco, l'ho incontrato 3 giorni fa. Cosa? Non me ne importa niente. Non importa neanche a me. Vedi? Jake! Mi dispiace. Mi dispiace. Fermate davanti a lui tutta la terra. Dite fra le nazioni, l'Eterno regna. Si rallegrino i cieli e gioisca la terra. Suoni il mare e quel che esso contiene. Festeggia la campagna e tutto quello che è in essa. Tutti gli alberi della foresta dian voce di gioia nel cospetto dell'Eterno. Tuo fratello era mio amico. Poiché egli viene a giudicare la terra. Jake! No! Peccato. Rachel, tuo fratello dove ha messo il rotolo? Non lo so. Se ti muovi, non esiterà a ucciderti. Khalil, vieni con me. Ehi, Jake. Oh, cavolo. Ehi, come va? Tu hai paura? Perché io ho molta, molta paura adesso. E dobbiamo uscire da qui? No. Hai detto che Dio ama tutte le persone. È vero. È proprio così. E se tu potessi, ci aiuteresti? Andresti fino a quel tavolo e mi daresti un coltello per slegarmi le mani? Sì. Per favore. Ok. Per favore. No! Ok, d'accordo. Allora, perché non lo fai tu? Potresti venire qui e tagliare queste funi, sarebbe divertente. No! Jake! Ma che diavolo? Ok, usciamo da qui. Troviamo un posto affollato, un mercato, una piazza. Hai la pistola? Jake, io non giro armata, ok? Davvero? Quello che devi capire è che ci sono modi migliori di seguire Dio. Rachel, andiamo. Sì. Aspetta. Le chiavi. Cos'è? Diavolo. Jake, l'auto. Buona idea.
facendo? Rachel! Jake! Resisti! Sta giù! Sdraiati a terra! Ho detto a terra! Una maglietta. Sali in auto! Resta giù! Pronto? Si parte! Con calma! Li abbiamo seminati! Ehi, Jake! Sì, sei stata grande. Jake, prima. Ascoltami, ok? Sono qui perché sono l'unica parente in vita di mio fratello, giusto? E hai detto che questa era la prassi. Sì. Mi sono ricordata qualcosa. Mio fratello aveva un mentore al college, era un professore invitato dalla Giordania. Studiava la Bibbia. Jake aveva un compagno spagnolo. Beltran. Ok, e? Mio fratello voleva che lo trovassimo. Chi? Fawaz Azam, il professore. Si chiama così? Sì, ed ecco la parte interessante. David trovò due gattini in uno scavo e li chiamò in onore di Fawaz Azam. Ma non aveva tempo di occuparsene e così li diede a me. Fawaz Azam? Sì, Fasi e Azam, in realtà. Oh no. Merda. L'apocalisse è arrivata. Dio sta venendo a prendervi, pagani! Tieniti forte, andiamo! Giù la testa! Lo dici! Reggiti! Cavolo, ma è pazza! Cosa vuoi fare? Pensa a guidare! Attento! Giri all'ira di Dio! Non ti sento! Che stai facendo? Urla più forte! Figlio di puttana! Vai! Hai un'idea migliore? Oh, Rachel, Rachel! Guidi bene, però. Grazie. Jake, guarda qua. Mio fratello sapeva che avrei identificato il suo corpo e si è inciso questo sul braccio. È un messaggio, Jake, per me. Non è un fiume. Sono i gatti. Fasi e Azam. I gatti? Davvero? David voleva che trovassi Fawaz Azam perché sa qualcosa sul rotolo. Beltran saprà come contattarlo. Rachel, è una teoria molto vaga. Beh, hai un'idea migliore? Oh, no. Niente benzina e mezza bottiglia d'acqua. Ma c'è quella dei tergicristalli. Allora, qual è il piano? Restiamo seduti finché non cala il sole. Magari passa qualcuno. Speriamo non siano degli svitati. Sai, il segreto è risparmiare le energie, quindi dovremmo tenere la bocca chiusa. Per qualcuno non è facile, eh? Parlo sul serio. E copriamoci la bocca. Rallenta la disidratazione, è scientificamente provato. Davvero? Sì. Wow. Mm.
come sto? Molto chic. Ok, comincio io. Vedo qualcosa che comincia per S. Sabbia? Non guardare, devo fare pipì. David. Stai bene? Sì. Bene, cambio di programma, camminiamo. Dove andiamo? Sono un beduino, so orientarmi. Cosa, il tuo radar dei beduini? Il mio nome di nascita è Yaqub al-Shadi. Mio nonno viveva in una tenda, ce l'ho nel sangue. Jake, sei cresciuto in Ohio. Tornavo ogni estate. E campeggiavi con i beduini? Lavori in un ufficio, non sei neanche riuscito a orientarti nel mercato senza navigatore. Ci salveremo, te lo prometto. Troveremo dei beduini o dei cammelli. Avrei dovuto lasciarla con lui, sono scomparsi. Dovevi rimanere insieme a loro. Come hai fatto a perderli? Li troverò, promesso. Non fare promesse che non puoi mantenere. Anya andava a letto con David. Così pare. Era come una figlia per me. Sarebbe stato inappropriato. Beltran Reyes? Devo andare. Posso aiutarla? Temo di non poterle essere d'aiuto. Non sa davvero niente riguardo all'agente scomparso? Ho lasciato dei messaggi, più volte. Ora sono molto preoccupato. Eravate all'appartamento della donna deceduta, poi cos'è successo? Sono andato a prendere la macchina. Dovevamo incontrarci davanti alla chiesa. E poi? Quando sono arrivato non c'erano. E cosa dice il signor Duplessis a riguardo? Duplessis non c'entra niente con questo. Cosa ci fa in Medio Oriente, Beltran? Proteggo i miei amici. E lei, invece? Mi chiami se ha qualche notizia. Troviamo Beltran per trovare Fawaz Azam. Beltran, certo. Era amico di David. Non ci serve Beltran. Quando avrà copertura farò una chiamata. Saremo lontani in un attimo. Sì, certo. Che stai facendo? Incanalo il mio spirito beduino. Mio nonno sussurrava ai cammelli.
È spettacolare, vero? Sì. Infatti la religione è nata nel deserto. Jake, credi che ce la caveremo? Presto sarà giorno, dobbiamo riposare. Hai freddo? Sì. In realtà è un buon segno. È quando smetti di tremare che devi preoccuparti delle ipotermie. Sì, tieni. Grazie. Meglio? Sì. Vuoi un braccio? Sì, certo. Calore corporeo. Un'ottima strategia di sopravvivenza. Conosci la barzelletta della bella donna ebrea e l'uomo musulmano nel deserto? Non esiste. Non ne sono più sicuro. Se moriremo qui, chi identificherà il tuo corpo? Non lo so. Qualche burocrate del Dipartimento di Stato, credo. Ci si sente un po' soli, vero? Tu non sei sola. Che succede? Svegliati! Sul serio? Sì. Dove saranno i proprietari? Non lo so, non vedo nessuno. Andiamo! Grazie al cielo! Jake! Sì, hai ragione. Lo so. Oh, cavolo! Wow! Cosa? Arrivo, Rachel. Devo prendere le scarpe. Ehi! Oh. Il mio non vuole muoversi. Halla! Halmela! Shukran, al tawsile. Careful Wi-Fi on? Grazie. Fawaz Azam, non c'è niente. Non lo so, io credo... Devo chiamare l'ufficio. Aspetta, dove vai? Fuori, prende meglio. Su, resta qui al fresco. Fawaz? Pronto? Rachel, ero preoccupato. Dove sei? Non lo so, siamo in un villaggio nel deserto, credo.
Nel deserto. Dovevamo incontrarci davanti alla chiesa. Mio fratello ti ha mai parlato di Fawaz Azam? Era un professore giordano, insegnava negli Stati Uniti. Fawaz Azam? Sì, era un nostro professore. Ha ragione. Dannati gatti. Come sta? Oh, bene. Perché non dovrebbe? Le hanno mentito, è stata interrogata, inseguita, ma ha fatto un giro gratis in cammello. Ascolta attentamente, Rachel. L'agente Al-Shadi è con te? Sì, è al telefono. Cosa credi che volesse il governo americano da David? Mi manderanno indirizzo e numero di telefono. Sai, dovresti cambiare operatore. Il mio telefono prende bene qui. Ah sì? Chi hai chiamato? Beltran. Ha chiamato me. Cosa voleva? Controllare che fossimo vivi. Gentile da parte sua. Cos'altro ha detto? Niente. Ci vediamo da Fawaz Azam. Bene. Si può sapere cos'hai contro di lui? Non mi piace la barba. Beh, era amico di mio fratello. Mi fido di lui. Se non fosse per Beltran, non ci troveremmo qui. Jake, se avessi saputo orientarmi ad Amman, non saremmo saliti sull'auto sbagliata. Ehi, sono salito perché me l'hai detto tu. Io cercavo di salvarci il culo, che tra l'altro dovrebbe essere il tuo compito. Se non fosse per me, staremmo ancora vagando nel deserto. E se non fosse per me, saresti ancora legato a quel palo in un bunker. Sì, a farmi picchiare per cercare di proteggere te. Che mi dici dell'inseguimento? E l'inseguimento? D'accordo, sai che c'è? Se non vuoi vedere Beltran, andrò da Fawaz Azam da sola. Non ho bisogno di te. Benvenuti in Giordania. Qualcosa per sua moglie? Eccolo. Mothers teme tu possa fallire. E tu sei il mio babysitter. Mi ha mandato a ricordarti il tuo obiettivo. Ti fai guidare dalle emozioni. Devi pensare al quadro d'insieme. Attenzione! Sembra di essere nel passato. Sarà lì? Saluti! 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 Motivo della visita? Rosman! Rachel Rosman, siamo qui per vedere Fawaz Azam. Sei tu! Davvero tu! Mi scuso per mio nipote. Ora andate voi. Cara, se ti trovi qui, immagino che David sia scomparso. Sì, l'hanno trovato morto. Le mie condoglianze. Ma non sono sorpreso. L'ultima volta che l'ho visto mi ha fatto preoccupare. Chi hai portato con te? Jake, signore. Jake Al-Shadi. Venite. Beltran è già qui. Ok. Ecco, entrate. Grazie. Prego, Rachel, prego, prego. Ecco. Ciao, Rachel. Ehi. Mi dispiace vederti qui, cara Rachel. Perché? David mi ha chiesto un favore. Se tu mai fossi venuta da me, ti avrei dovuto dare qualcosa che mi ha lasciato. Il rotolo? Estremamente pericoloso. David lo sapeva. Ah, solo un pezzo di carta. Ogni cosa può essere un'arma per chi ha una fervida immaginazione. Come quella dei fanatici. Beh, non è vero che il governo americano ha molti uomini che credono nella fine dei giorni. Persino alcuni presidenti. E voleva che lo avessi io. Sì. Tu soltanto. È qui. Non preoccuparti. Mm.
L'hai già aperto? È troppo fragile, persino per il tocco di una mano. Deve essere esaminato in un laboratorio. Crediamo che mio fratello sia stato ucciso da una setta religiosa. Sì, gli Armageddoniti. L'Apocalisse ha sempre avuto un grande fascino. Dio ha creato il mondo, l'uomo l'ha inquinato e profanato. Dio lo distruggerà. E questo è il messaggio che vogliono diffondere. Il mondo come è ora e il mondo come dovrebbe essere. Ma termina sempre con un massacro. Dimmi, Rachel, cosa si aspetterebbe da te, David? Voleva donarlo a un museo. Bene. Ah. Hai portato serpi nel mio giardino, cara Rachel. Andiamo, ce ne saranno altri. No, Jake, presto. Non respira! Rachel, dobbiamo andare! No, non respira! Via! Presto! Andiamo! Andiamo! No, presto, presto! Forza, Rachel, da questa corre. Parte! Cazzo. Ok, la mia macchina. Ok. Come sapevano che eravamo da Fawaza Azam? Avranno seguito Beltran. Cosa? Stai scherzando? Avranno seguito l'agente Halley. La finisci di dire stronzate, Jake. L'intento del governo americano è diverso da quello di Charles Duplessis. Sì, vogliono distruggerlo. Per tenerlo lontano dai fanatici. Ti hanno usata per trovarlo, Rachel. È vero? È un problema di cui il mondo non ha bisogno. Devo rimediare. Anche suo fratello era un problema. Chi ha le risorse e i contatti con la polizia giordana necessari a insabbiare un omicidio? Che stai insinuando? Non sarebbe difficile per voi inscenare quella tragica morte nel deserto, non è così? Se il governo si fosse preso il disturbo di uccidere David e insabbiare l'omicidio, avremmo già il rotolo. Allora com'è andata? Non lo so. E non ti interessa, vero? Tu non sei qui per mio fratello. Rachel, dovevo scoprire cosa sapevi e trovare quel rotolo ad ogni costo. Ferma la macchina, Beltran, adesso! Cosa stai facendo, Rachel? Abbiamo il rotolo, è finita! Non mi fido di te, non ok? Non devi fidarti di lui! Dammi il cellulare. Dalle il cellulare. Il cellulare! E il portafogli! Sul serio? Rachel, ho cercato di proteggerti. Sì, perché è il tuo dovere, vero? Non per tua scelta. Pensa a quello che fai. Te l'ho detto, Jay, che non ho bisogno di te. Posso cavarmela da sola. Per favore, Rachel, ascoltami. Se... mi dispiace. Aspetta, aspetta. Maledizione! Se la caverà, Rachel, non preoccuparti. Andrà tutto bene. Sapevi di Jake? Beh, Duplessis è un uomo estremamente ricco. Ha moltissime amicizie. Sono Jake! Sì!
servono un'auto e un autista. Mio fratello è morto per questo. Non lo darò a Duplessis perché possa appenderlo a una parete. David non l'avrebbe mai voluto. Sai, Rachel, a dire il vero, Duplessis è un uomo cieco e patetico. La sua amante andava a letto con tuo fratello. Anya Slovin? Sì, era bellissima e ambiziosa. Dove vuoi arrivare? Non è ovvio? Il rotolo era prezioso, tuo fratello l'ha trovato, lei lo voleva. E così ha ucciso mio fratello? Duplessis non sapeva di Anya finché non gliel'hai detto. Ricordi? Una donna con lingerie rossa che ha impedito a tuo fratello di cedere il rotolo. Eravamo entrambi sorpresi. No, non riesco a seguirti. Questo non ha senso. Ok, dammi un secondo. Dobbiamo lasciare il paese. Subito. Ti riporterò a casa. È il meglio che sai fare? Guido io. Cerchiamo un Honda Civic. Dammi le chiavi. Sei stato rimosso dal caso. Dammi quelle chiavi, Cronin. Non se ne parla. Mi presti il telefono? La situazione è degenerata con la morte di Alley. Sei fuori dal caso. Stiamo riunendo una squadra. Lei è stata affidata a me. Ora non più. Potrebbero ucciderla. Senti, Jake, un agente americano è morto. Se ne occupa la CIA ora. Non sei qualificato per questo, quindi stanne fuori. E lei non farà niente? Ti ho prenotato il volo. Prendilo. Senti, mi dispiace. Per cosa? Per questo. Fottiti, amico! Belle scarpe. Sì? Il rotolo è al sicuro. Non preoccuparti, è con me. Duplessis ha ucciso Anya. Dove sei? Siamo a Petra. Sei stato tu. Lo so. Ma vedi, non doveva far altro che dirmi dov'era. Devi capire che è stata colpa sua, non mia. Chi sei tu? Diciamo, un semplice servitore di Dio. E puoi esserlo anche tu, Rachel. Sono a Petra. Ha idea di cosa voglia fare il suo caro Beltran? Ah. Me lo dica lei. Ha preso la mia nuova Escalade. Un'Escalade dorata? Interni beige, che ho appena scoperto essere stata trovata nel deserto. Agente Al-Shadi? L'auto con cui ci hanno rapiti. Beltran è un armageddonita. Che bel visino che hai. Non devi aver paura. Non ti farò del male. Non ho motivo di farlo. Dovresti invidiare David. Ha avuto l'onore di morire al servizio di Dio. Dio ha un piano per te, Rachel, ed è magnifico. Ma tu devi capire che per coloro che sanno di vivere negli ultimi giorni del mondo, la morte assume un nuovo significato. Vedrai. Ferma la macchina! Uccidermi! Rachel, aspetta! Rachel! Thank you.
Il giorno del Signore è su tutte le nazioni e sarà come se non fossero mai esistite. Tu prova ad avvicinarti e ti giuro che lo butto di sotto. Non fare sciocchezze, dammelo. No. Vuoi compiere lo stesso sacrificio di tuo fratello, Rachel? Perché ti giuro che ti ucciderò per averlo. Giù la pistola, Beltran! Jake! Ammettilo, sei felice di vedermi. Sì. Ho detto giù la pistola! Abbassa la tua, agente Al-Shadi! Cazzo! O vi ucciderò entrambi! Stai bene? Sì, adesso sì. Puoi sparare solo a uno di noi. Avanti, gettala. Lanciamela. Non muoverti. Ok. Sai che cosa hai fatto? È finita. È distrutto. Quel rotolo era più importante della tua vita. Apparteneva a me e sarai punita per questo. Ascoltami. Devi parlarmi. Forza, Jake. Riesci a sentirla? È la mia mano. Tu e io ce ne andremo da qui stasera. Jake, avanti, svegliati. Aiuto! Aiuto! Jake, devi parlare con me. Sono Rachel. Riesci a sentirmi? Sei ferito? Ciao! Ehi! È un manifesto molto bello. I rotoli di Rosman. Suona davvero bene. Sì. Sono così fiera di David. Ci sono voluti due Rosman per riuscirci. Cosa hanno detto i ricercatori? Che continueranno a cercare nuovi reperti ogni giorno. Credono che possa esserci un'intera biblioteca di testi preziosi. Wow! Sarà l'eredità di David. Sì. Dovremmo festeggiare. Sì. Dove vuoi andare? Qui vicino c'è un posto che è il miglior baklava della città. Baklava? E la tua regola dei dolci? Quale regola dei dolci? Non dicevi che ne mangi solo due a settimana? Non l'ho mai detto. L'ho detto? Sì. Guarda, ti confondi con un altro. Il tizio che ha preso un proiettile per te non ha questa regola. Ah, ok, sì. Sei molto coraggioso. Grazie, è solo il mio lavoro. Salvo il mondo dall'Armageddon. Sai una cosa? In realtà, se ci pensi bene,
Non hai preso un proiettile per me. Sono stata io a lanciare il rotolo per deviare la pistola, quindi sono stata io a salvarti la vita. Davvero? No, cara, mi sono lanciato perché eri sull'orlo di un precipizio. Io ti ho salvato la vita. Le cicatrici lo dimostrano. Le cicatrici? Oh no. No, è al singolare cicatrice. Sì, ma è molto grande. E cosa senti? Tenerezza. E invece adesso?